Bene. Professor De Siervo, siamo all'alba di un nuovo percorso riformatore in questo paese oppure c'è sempre dietro all'angolo il rischio di un fallimento? Ma siamo all'inizio, ma certo è stato fatto un grande punto d'arrivo, si è arrivati l'approvazione nel primo ramo del Parlamento della riforma costituzionale. Certo, è una riforma costituzionale molto impegnativa, molto grossa, nei suoi punti fondamentali condivisibile, ma con tanti ancora errori, elementi dubbi, settori in cui occorre assolutamente operare forti correzioni. D'altra parte, va anche detto che la stessa Assemblea Costituente, che tutti noi esaltiamo, modificò profondamente il progetto di Costituzione che una sua commissione aveva redatto e rivide fino in fondo tutti i testi, apportando opportune modificazioni e miglioramenti. Così deve fare anche il nostro Parlamento, se vuole andare avanti. Secondo il suo punto di vista, il disegno di legge del Ministro Boschi, cosa prospetta dal punto di vista appunto delle prospettive oppure delle criticità? Ma nel nucleo fondamentale propone due cose inevitabili e importanti, cioè la trasformazione del Senato in Camera delle Regioni, adesso si possono usare tanti termini diversi, e questo certamente sarebbe un grande fatto positivo. Dall'altro la revisione, la riscrittura del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, e anche questo è un fatto necessitato perché il titolo quinto presenta molti difetti e parecchia carenza. Detto questo, però, bisogna anche dire che le soluzioni che vengono presentate necessitano, come dicevo prima, ancora molti miglioramenti, occorre raffinare molto il progetto, occorre forse anche modificare alcune intere parti. Ecco, qui siamo nella sede regionale, quali sono le criticità maggiori della riforma del titolo quinto? Ma del titolo quinto sono varie. Detto che nel complesso va riformato, certo c'è uno spostamento verso lo Stato molto forte, forse eccessivo, c'è una strana progettazione che riguarderebbe le sole 15 regioni a statuto ordinario e non le regioni speciali che necessitano forse di specifiche modificazioni, ma occorre agganciare insieme la riforma delle regioni ordinarie e delle regioni speciali che hanno suscitato tanti dubbi, tante rimostranze da parte anche dell'opinione pubblica. E poi anche qui tante disposizioni vanno perfezionate, migliorate. Come non mai le riforme costituzionali esigerebbero una qualità della legislazione molto alta. Ecco, di questo sembra che il Parlamento non sia pienamente consapevole. Ecco, secondo lei la discussione che si sta facendo sull'immunità più o meno ai senatori, che pure sono eletti da consigli regionali, è un vero problema o un falso problema? Mi sembra più un falso problema suscitato da queste ondate di anticasta, come dire. È evidente che i componenti del Parlamento nazionale devono avere delle immunità, non troppe, ma uguali a quelle dei deputati. Non si vede il motivo per cui dovrebbero, in quanto senatori, essere meno tutelate dei deputati della Repubblica. Secondo lei questo Paese, e chiudiamo, è davvero irriformabile, come si dice da più parti, o le riforme si possono sempre fare, ma abbiamo capito in Italia che poi trovare alleanze politiche che le sostengano e le portino avanti è un po' complicato. Ma le riforme si possono sempre fare, occorre che i sistemi politici siano all'altezza delle riforme. È assolutamente scontato che il regionalismo può essere assai migliorato. D'altra parte io ricordo che all'Assemblea Costituente il dibattito partì da posizioni antiregionali nel senso serio, e poi alla fine si arrivò a questa grossa progettazione innovativa. Certo, un regionalista assolutamente convinto, che era Don Luigi Sturzo, alla fine rilevò però che tra le idee e la loro realizzazione c'è un grande iato. Cioè ci vuole molta fatica a tradurre le idee in norme giuridiche. Ecco, adesso speriamo che ce la faccia il Parlamento repubblicano. Grazie.